hanno sempre detto che dobbiamo pensare in grande, ma di fatto non ci spiegano mai come si fa. Ragazzi, iscrivetevi al canale perché questo video sono certo vi piacerà tantissimo. Infatti, quando andiamo a leggere i libri di crescita personale o video motivazionali, troviamo sempre questa dicitura: pensare in grande. Ma di fatto non troviamo un modo per riuscire a capire quando si intende pensare in grande. Quindi cosa significa pensare in grande? Pensare di andare su Marte? Pensare di creare il miglior metodo per studiare online, ad esempio, creare l'e-commerce che fattura di più? Cosa significa pensare in grande e soprattutto come ci si arriva a pensare in grande? Soprattutto come pensare in grande, quando in realtà non sto pensando in grande ma sto cercando una follia, potremmo dire così, no? Penso talmente in grande che sembra una follia. Io ho impiegato diverso tempo nel riuscire a capire come pensare in grande, quanto pensare in grande e soprattutto a capire quanto questo fosse determinante nel mio successo e nel mio lavoro. Siete fortunati perché siete in questo video, come sempre sarà al 100% trasparente, vi racconterò quello che è il mio punto di vista, ma fondamentale. Ragazzi, fondamentale, se volete altri video del genere iscrivetevi a questo canale e schiacciate il pulsante del like in modo tale da farlo crescere. Mi scuso per i rumori che sentite di sottofondo, ma oggi c'è una bella giornata, quindi ho pensato di fare questo video fuori, in esterna. Fatemi sapere con un commentino se vi piace. Allora, come pensare in grande e soprattutto quanto pensare in grande, perché poi la vera domanda è lì: quando sto pensando veramente in grande, quanto sto pensando a una cosa utopica, per esempio? Beh, pensare in grande è fondamentale. Se noi andiamo a vedere tutte le persone di successo attuali, in passato e anche quelle che saranno future, tutte loro sono mosse da una visione veramente grande, veramente quasi impossibile all'occhio di una persona comune, all'occhio di una persona che non riesce a pensare così in grande magari relativamente a un tema. Gli esempi ci aiutano a capire, quindi facciamone veramente uno concreto. Elon Musk vuole andare su Marte, Elon Musk vuole creare una popolazione su Marte, Elon Musk vuole portare il Dogecoin come moneta di Marte. Tutto questo è pensare in grande, quasi una follia se ci pensiamo. Oggi sembra impossibile credere di andare a vivere su Marte, probabilmente ci riusciremo perché qualcuno ha una visione così importante, perché qualcuno sta pensando così in grande. Utopia? Probabile, probabilmente no, non lo sappiamo. Magari domani questo pensare in grande si trasformerà in una realtà, proprio perché qualcuno ha avuto il coraggio di pensare così in grande e di rendere quel pensiero così grande un piano per arrivare proprio lì dove ha puntato la sua bandierina del suo risultato. Ma come facciamo a trasportare tutto questo nel nostro lavoro? Perché ok, un conto è essere Elon Musk, un conto è essere magari come me un media buyer che ha diversi clienti e vuole capire quanto sia fondamentale pensare in grande e perché magari questo detti la differenza. Quindi oggi condividerò con voi tre segreti che a me personalmente hanno aiutato, che mi hanno fatto svoltare e che mi hanno permesso di raggiungere i risultati che ho raggiunto oggi, grandi o piccoli che essi siano, ma penso che questo video possa essere d'aiuto a tutti voi che magari vi state chiedendo se ha senso pensare in grande e quanto pensare in grande. Una cosa che mi ha permesso di capire come pensare in grande sia in ambito lavorativo che personale, se non conoscete che cosa faccio sul canale trovate tantissimi video a riguardo e ne trovate altrettanti relativamente al mio percorso personale, quindi vi invito a spulciare questo canale e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, perché stanno arrivando veramente tantissimi contenuti. Pensare in grande, una cosa che mi ha permesso di pensare in grande è stato pormi un obiettivo concreto, misurabile e soprattutto pratico. Quando vi dico un obiettivo pratico non intendo di fatto qualcosa di manuale, ma davvero qualcosa che sia un obiettivo, non un'idea, non un voglio raggiungere tanti follower su Instagram, ma piuttosto voglio raggiungere 1 milione di follower su Instagram in target entro XY anno 2025. Questo è un obiettivo misurabile e pratico. Se abbiamo un obiettivo sappiamo quanto possiamo pensare in grande in relazione a quell'obiettivo. Quindi direi che è fondamentale, quasi fosse le fondamenta di una casa, avere un obiettivo di che segue queste caratteristiche per pensare in grande, per riuscire a espandere il mio pensiero al punto tale da farlo uscire veramente da quelli che sono gli schemi. Abbiamo fatto l'esempio di Elon Musk, pensiamo a Steve Jobs, pensiamo a tutti gli innovatori che hanno creato qualcosa di pazzesco, qualcosa che non esisteva e che noi possiamo prendere come lezione per portarlo nel nostro modello di business, anche se siete un media buyer, anche se volete creare ad esempio la vostra agenzia di social media marketing. Il secondo aspetto che mi ha permesso di pensare in grande è fare solamente una cosa. Scegliere quale sarebbe l'unica cosa che farei se domani potessi farne solamente una. Quindi determinare quella singola cosa che per me però è talmente importante da non riuscire a rinunciarvi. Può essere, ripeto, in ambito lavorativo, professionale o personale, ma deve essere solamente una e guarda caso deve essere abbinata a quell'obiettivo che mi sono dato. Perché unendo questi due punti arriviamo al 3 e soprattutto
arriviamo a pensare in grande. Abbiamo determinato quello che deve essere il nostro obiettivo, che deve avere determinate caratteristiche, abbiamo capito che dobbiamo fare solo una singola cosa e quindi adesso arriviamo al terzo punto. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi a questo canale. Se volete posso fare altri video del genere, quindi fatemelo sapere con un commentino qui sotto. E beh, qual è il terzo punto del pensare in grande che mi ha permesso di raggiungere determinati successi e che mi sprona ogni giorno? Il terzo punto è creare una visione intorno al primo e secondo. Mi spiego meglio. Nel primo vi ho detto che quello che mi ha aiutato molto è stato avere un obiettivo chiaro e concreto, misurabile. Nel secondo vi ho detto di pensare a un'unica cosa che cascasse il mondo volete fare. L'unica cosa che se da domani avete solo quella da fare, siete felici di fare, ci mettete passione, eccetera, eccetera, eccetera. Il terzo punto consiste nel creare una visione intorno a questi due punti. Immaginarmi lì, immaginare come mi sento se ci arrivo a quell'obiettivo. Immaginare magari se è una premiazione, il momento della premiazione, visualizzare i sentimenti, visualizzare effettivamente come mi sento, visualizzare quelle che saranno le emozioni, creare degli ancoraggi su quelle stesse emozioni. Immaginiamo che vogliamo, che ne so, vincere una gara sportiva o vincere un Oscar. Il mio obiettivo è vincere l'Oscar, lo voglio vincere entro XY, magari con un determinato film. Se voglio fare quell'unica cosa da domani sarà magari recitare, allenarmi, studiare meglio la parte, eccetera, eccetera. E il terzo punto consiste nel crearmi lo scenario intorno, crearmi magari, o meglio, immaginare io che faccio il discorso, immaginare io che vengo ringraziato, io che esco sui media nazionali, capire quali emozioni proverei se tutto questo accadesse, come mi sentirei, se mi sentirei felice, quanto, di che colore colorerei quelle emozioni e iniziare a creare delle immagini molto intense, molto reali, quasi come se fossero reali intorno a tutto questo scenario. Questo ultimo punto può sembrare il più facile da sottovalutare, in realtà potremmo dire che tra i tre è forse il più importante, perché nel momento stesso in cui noi visualizziamo come andranno le cose, le iniziamo a immaginare come reali, come possibili, immaginiamo sentire che tutto quello che stiamo pensando, tutto quello che stiamo immaginando può realmente succedere, ed è lì la chiave di svolta. Perché se fino a quel momento abbiamo pensato tutto questo come utopico, impossibile, lì iniziamo ad assaggiare un po' di realtà. In merito a questo poi ci sono tantissimi studi che dimostrano come la mente non riesca a differenziare un ricordo, o meglio un'immagine realmente accaduta da una immaginata. Quindi immaginate, con il gioco di parole, l'effetto che possono avere certe emozioni, cioè l'immaginare il successo, l'immaginare quanto ci sentiamo grati, immaginare quanto saremo soddisfatti di noi, si ancora in quella che è la nostra mente e sembra per la nostra mente appunto che la viviamo realmente. Fatemi sapere se volete altri video del genere qui sotto. Ho già delle idee in mente, ma posso realizzarle solo se arriviamo a 50 like, quindi fatemelo sapere qui sotto e schiacciate quel pulsante di like. Come vi ho detto già in tanti video, ognuno di noi ha i propri successi. Per me potrebbe essere aver vinto il Tucom Award o vivere facendo il media buyer, per qualcun altro potrebbe essere una relazione appagante. Ognuno di noi ha la propria serie A. Quello che è importante capire è che nel mio caso, e spero che sia così anche per voi, che abbiate trovato questo video utile, utilissimo. Tra l'altro, se vi va, condividetelo con persone che pensate possano essere, trovarlo utile. Nel mio caso pensare in grande è stato qualcosa di fondamentale. Oggi non sarei dove sono se già da bambino non avessi immaginato certe cose, se già non mi fossi fin da subito posto determinati obiettivi e se non avessi fatto quella singola cosa talmente tante volte, talmente continuamente, talmente tutti i giorni da diventare bravo in quella cosa e sentirmi anche sicuro di me. Tutto questo ovviamente unito da quella che è una visione, unito da quello che è immaginarmi lì arrivato, e soprattutto questo è un metodo che applico continuamente ogni volta che voglio alzare l'asticella. Dalle Lorenzi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao!